si apre una fase nuova, no, non sono stato colto di sorpresa assolutamente, si apre una fase nuova, stiamo nel concordato preventivo, in una fase delicata. Ciro Maglione è un avvocato, un giurista, ha svolto un lavoro utile nella prima fase in cui serviva più un aspetto giuridico formale di diritto. Oggi c'è bisogno della fase del piano industriale, di competenze trasportistiche, di entrare in una fase che porti non solo alla sopravvivenza formale di ANM ma al suo rilancio definitivo. Noi crediamo fermamente nel trasporto pubblico, quindi da oggi, fermo restando il lavoro fatto, metteremo in campo una squadra che ancora in modo più solido punterà al rilancio di ANM. Quindi lei sceglierà un profilo più manageriale, diciamo? L'ho detto, il profilo deve essere, si passa da un giurista a una persona, a un profilo che ci dia soprattutto la linea per come far funzionare meglio il trasporto pubblico della nostra città, cioè come risolvere le cose che finora non sono andate bene, con una ristrutturazione importante, ma soprattutto per garantire servizi efficienti ai nostri concittadini e garantire maggiore tranquillità ai lavoratori. La fase delicata non è ancora passata, questo vale per il Comune e vale per ANM. Molte storie sono anche concatenate, quindi c'è bisogno che ogni momento storico abbia le persone giuste per superare le difficoltà e andare verso il rilancio forte. Quindi a nostro avviso il lavoro di Ciro Maglione aveva avuto un suo significato, un suo ruolo, adesso si apre una fase nuova.